lato corto, il cross ribattuto, poi palla che finisce oltre la linea di fondo campo, rimessa per il Crotone. La sortita tentata da Francesco Vagliani. Sì, nel Bari bisogna sottolineare ancora una volta la generosità, la grande qualità di corsa di Vagliani, che è un giocatore anche intelligente dal punto di vista tattico, perché De Luca viene spesso a giocare dietro in verticale a Maniero, si apre una corsia come dicevamo prima sulla sinistra e Vagliani si fa trovare sempre pronto e va a cercare spesso l'uno contro uno e ha messo già diversi cross che hanno creato dei problemi al Crotone. Guarna molto fuori dalla sua area di rigore. Maniero, ma ci mette il piede Ferrari. Palla che diventa buona per Vagliani. Gira a destra Defendi. Era un pallone complicatissimo che Defendi in qualche modo riesce a giocare, anche se poi Doncor rischia di farselo prendere. E il fallo di mano di Stojan. Calcio di punizione per il Bari. Sì, batte subito Gensoglu. Doncor ha rischiato soprattutto l'ammonizione perché era in netto ritardo. Poi è stato bravissimo perché all'ultimo ha frenato un po' la propria corsa. C'è stato il rimpallo e il fallo di mano probabilmente involontario di Stojan, ma gli aveva dato un grandissimo vantaggio, quindi ha fatto bene l'arbitro a intervenire. Qui lo vediamo benissimo. Eh già, qua con il gomito colpisce il pallone Stojan. Pochi secondi ancora e poi l'arbitro manderà tutti negli spogliatoi per riscaldarsi un po'. Serata molto fredda, come si ricordava, a causa soprattutto del vento. Ed eccolo il fischio di Pasqua, finisce il primo tempo a Bari, Bari 0, Crotone 1, il gol di Martella dopo due minuti, super spot. Rottamate gente, rottamate, con la targa! A grande richiesta, Fiat proroga la super rottamazione su ogni veicolo targato. Su tutta la gamma 2.000 euro di incentivo e Panda è tua da 7.900 euro. Termina il 29 febbraio. 3, 2, 1. Siamo tornati, intervallo tra Bari e Crotone, decide fin qui il gol di Bruno Martella, al microfono ora di Enzo Tambora, a voi. Martella, terzo gol stagionale, soprattutto una grande partenza del Crotone, quasi da voler allontanare il sospetto che magari la sconfitta di, contro il Perugia potesse essere un primo segnale di crisi. No, non c'è stato mai un segnale di crisi da parte nostra, siamo stati bravissimi a prestarli subito dall'inizio e a trovare subito il gol. Abbiamo sentito adesso Juric mentre rientrava negli spogliatoi, evidentemente vi è arrivata la notizia che il gol del raddoppio era regolare. Sì, ho sentito anch'io, però questa partita va chiusa il secondo tempo per forza, perché loro in contropiede, come si è visto già nel primo tempo, ci hanno messo in difficoltà. A voi. Grazie Enzo. Insomma, nel bilancio del primo tempo pesa un po', no, quella decisione di arbitro e assistente di non convalidare il gol che era buono, il gol del 2-0 del Crotone. Comunque tant'è, 1-0 alla fine del primo tempo. Martella ha tagliato la barba, ma evidentemente non ha perso la forza, la qualità, segnando il suo terzo gol in campionato, eguagliando anche il record di marcature della sua carriera. Adesso ci fermiamo, piccola pausa, poi torniamo con Lorenzo Minotti per rivedere le cose più importanti del primo tempo di questo anticipo della quarta del girone di ritorno della B. A tra poco. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Creare un grande motore è come creare un grande profumo. Bisogna selezionare gli elementi migliori, combinarli in modo unico per sprigionare tutto il suo potenziale in ogni istante e per darti una sensazione che ricorderai sempre. Peugeot 308. Design for High Sensations. Scegli la Best Technology Peugeot. 308 con Peugeot i-Cockpit e motore blu HDI. Peugeot. Così è come il rock and roll deve farti sentire. Vinyl.
Il primo episodio in contemporanea con gli Stati Uniti in lingua originale sottotitolata. Domenica 14 alle 3 di notte e lunedì 15 alle 21:10. Solo su Sky Atlantic. Vuoi giocare l'originale? Book of Ra, Sizzling Hot, Lucky Lady. Assicurati il tuo bonus fino a 200 euro. Vai su starvegas.it, il vero casino online. Gioco riservato ai maggiorenni. MediaWorld compie 25 anni. Vivili anche tu con il tasso zero in 25 rate e il TV Samsung 48 pollici. Fallo anche questa volta, a lui è debitato, e allora calcio di punizione per il Crotone. Ferrari, Clayton Dos Santos. Retropassaggio su Cordaz. In mezzo al campo Gensoglu. Ha un po' faticato ad accendere la lampadina in mezzo al campo il greco, che qui perde anche palla. Ricci, lascia passare il pallone Budimir. Alle sue spalle c'è Stojan, va a piazzarsi in mezzo all'area di rigore Budimir. Stojan ha il suo da fare con Doncor. Martella alimenta ancora l'azione per il Crotone. Stojan, Martella può andare, spazio per lui, uno sguardo in mezzo, e quel cross, palla che parte con troppa potenza e scarsa precisione. Daniele, il Crotone quando parte con l'azione da dietro, i tre centrali li apre e copre tutto il fronte del campo, quindi si allargano tantissimo e fanno un uno contro uno contro i tre attaccanti del Bari. E quindi molte volte il Crotone non riesce ad iniziare l'azione in maniera fluida, per cui è costretto a rinviare Cordaz. Però una volta rinviato, se il duello e la palla la conquista il Crotone, poi da quella parte del campo c'è superiorità numerica e diventa pericoloso in quel momento la squadra di Juric, come abbiamo visto anche nell'occasione precedente, poi sviluppo degli attacchi sugli esterni. Rada decide di portare palla per un attimo il rumeno, poi va il pallone in verticale, allontana Balasa, palla direttamente in fallo laterale. Sissoko, Valiani, De Luca, ancora Valiani, torna da Giuseppe De Luca, affrontato irregolarmente, fallosamente da Balasa. Calcio di punizione che il Bari ha battuto in tutta fretta. Rosina, ecco il suo cross, palla che non passa per l'intervento di Barberis. Ancora Sissoko, Rosina fermato anche questa volta. Ricci perde palla sull'attacco di Gensoglu. Rosina scucchiaiando quasi in area di rigore. Balasa un po' sotto pressione qui, la difesa del Crotone se la cava con il tocco, la deviazione di Rosina. Sarà rimessa dal fondo per il Bari, che in questo secondo tempo può aggrapparsi ad una statistica interessante insieme a Lentella, e la squadra che ha recuperato più punti proprio nei secondi tempi. Ben 10 punti guadagnati nel corso delle riprese rispetto ai primi tempi dalla squadra che è stata di Nicola e adesso di Camplone. Balasa, Cordaz al limite, lo attacca Maniero, il rinvio del portiere è crotonese, colpo di testa di Sissoko. Gensoglu prova ad alzare ancora il pallone verso De Luca, c'è l'intervento però risolutivo di Clayton Dos Santos, poi defendi, riconquista palla Gensoglu, non bene qui, ma può andare Doncor. Gensoglu, c'è stato un momento, no, un paio di mesi fa, Lorenzo, che l'inserimento di Gensoglu sembrava avesse risolto tanti problemi nel centrocampo della squadra di Nicola, poi ha cominciato a faticare Budimir. Ma Gensoglu è un giocatore importantissimo, lo dicevamo anche nel prepartita con Camplone, però stasera si vede che è assente da tanto tempo dai campi di calcio, non ha ancora il ritmo partita, è in difficoltà fisica, però è un giocatore che può dare tanto a questa squadra perché ha caratteristiche che gli altri centrocampisti non hanno, tattiche, fisiche e soprattutto tecniche. Ha vinto il campionato di B con il Livorno proprio di Nicola, Savas Gensoglu, mentre qui viene pizzicato in posizione di fuorigioco Zampano. Allora calcio di punizione per il Bari, calcio di punizione che sta per essere battuto da Guarna fuori dalla sua area di rigore. 5 minuti di secondo tempo già giocati, siamo nel sesto minuto. Maniero alle sue spalle preme Ferrari, recupera poi Barberis, il colpo di tacco di Ricci,
fermato Stojan. Valiani poi defendi, adesso Rosina riesce a vincere il duello con Stojan, palla aperta a sinistra dove però non ci sono i giocatori del Bari. Balaja può andare con tutta calma. Il rumeno va da Zampano che si accentra da destra. Barberis, bella l'apertura a sinistra per Martella che ha un po' di spazio, sta arrivando puntuale l'aiuto da quella parte di Ferrari. Il cross dentro, Guarna, non ci sono problemi. Subito con le mani per Francesco Valiani. Rosina, ancora Valiani. Palla dritta per Maniero che va giù, ma l'arbitro lascia giocare. Possesso palla ancora per il Bari. Rosina, sta arrivando Sissoko a sinistra. Servito il franco senegalese. Tocco di ritorno, ancora per Sissoko. Può andare, Sissoko, il cross, buono, dentro l'area di rigore. A vuoto tutti. Defendi. Può andare ancora il Bari, il cross, dentro a cercare Maniero. Il colpo di testa di Clayton Dos Santos e poi Capezzi mette fuori. Gensoglu. Qui ci mette la testa dopo aver fatto ribalzare forse una volta di troppo il pallone. Alla fine l'arbitro fischia il fallo su Budimir e calcio di punizione per il Crotone. Pericoloso il Bari, bravo qui Sissoko a scambiare prima e a mettere un cross molto minaccioso davanti alla porta di Kordaz. Sì, Sissoko è stato bravissimo perché appena entrato in possesso di palla non ha cercato il fondo campo in quanto è un destro. Si è fermato, Rosina gli ha dato sostegno, 1-2, Zampano si è fatto sorprendere alle spalle, poi il cross era molto invitante. Recupera palla a Valiani, può andare poi Rosina, riceve ancora Valiani, adesso in area di rigore, Valiani con il destro, Kordaz, Maniero! E il gol dell'1-1, Pippo Maniero, segna ancora lui, l'ottavo gol in campionato, il Bari torna in partita, 1-1. Direi un gol meritato, pareggio meritato, perché il Bari è entrato nel secondo tempo col piglio giusto, aveva creato già diversi problemi senza andare alla conclusione, però si vedeva che voleva fortemente recuperare questa partita. Tutto nasce da una grande azione di Vagliani, qui lo vediamo, probabilmente il migliore della sua squadra, ancora una volta una percussione, ha cercato il tiro, questa volta Kordaz non è stato precisissimo nella parata e Maniero bravissimo a crederci fino alla fine e arrivare in tappina a segnare questo gol. E la reazione di Maniero, avete visto, è stata anche un po' polemica, un'esultanza rabbiosa di polemico. Polemica. Un'esultanza che va sottolineata sotto due aspetti. Attacca poi... però ancora subito il Crotone. Occhio a Ricci, sinistro di Ricci, Guarna, si allunga e blocca. Come dicevi tu, un po' polemica, però è stata anche molto significativa perché invece di esultare sono andati a prendere la palla dalla porta e l'hanno portata velocemente verso il centrocampo perché sanno che il risultato che vogliono questa sera sono i tre punti e quindi il Bari non si accontenterà del pareggio, cercherà veramente di raggiungere la vittoria. Ha voluto zittire qualcuno Maniero con il gol, avete visto il gesto inequivocabile. Qui di nuovo l'aggiornamento. Tempo reale. La nostra classifica, intanto ancora il Bari, palla dentro di rigore per Defendi, il cross, Balaja svirgolando, mette il pallone in calcio d'angolo, adesso carica il Bari, costretto dentro la sua area di rigore il Crotone. Sì, difesa del Crotone che si è fatta ancora perforare nella zona di centrodestra, questa volta è Defendi che si è trovato quasi sul fondo campo, ha cercato un cross morbido, invece doveva cercare una palla veloce e rasoterra. Rosina batte il corner, palla che rientra, colpo di testa di Defendi che ripropone, perlomeno ci prova, ancora Defendi, secondo tentativo, invece il Crotone viene via dalla sua area di rigore con Budimir, lo attacca Doncor. Cerca con il tacco Budimir, la rimessa è per il Crotone, ha toccato per ultimo il difensore ghanese del Bari. Sì, Budimir in questi frangenti è veramente fondamentale per questa squadra perché il Crotone è un po' in confusione, adesso ha bisogno di riordinare le idee. Budimir ogni volta che entra in possesso di palla o si fa fallo o riesce ad arretrare i tempi di gioco e a far salire la squadra e quindi fa rifiatare tutta la propria compagine. Adesso si fanno sentire come i 20.000 del San Nicola. Il gol di Maniero, la loro voce ha ritrovato potenza. Enzo Tamborra a bordo campo.
Juric già prima del gol era preoccupato per l'atteggiamento del Crotone, lo vedeva meno intenso e impreciso in fase di uscita, invece Camplone continua a dire ai suoi di spingere, un Camplone che se potesse scenderebbe anche lui in campo ad attaccare con i suoi ragazzi. Intanto tra poco entrerà Dezzi. E Juric nelle dichiarazioni prepartita aveva detto bene, descrivendo il Bari, è una squadra che sta diventando più aggressiva e ha un atteggiamento più propositivo, e stasera lo sta confermando anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo aveva preso un gol praticamente alla prima azione. Occhio a Ricci, limite sinistro di Ricci tra le mani di Guarna, provato a far girare il suo sinistro Federico Ricci. Dall'altra parte subito Bari, Gensoglu cerca e trova largo a sinistra De Luca, e adesso può attaccare, lo aspetta Balasa. De Luca con il destro a giro, deviazione, calcio d'angolo. La partita è tornata bellissima. Partita bellissima, molto intensa, con dei grandi capovolgimenti di fronte. È stato bravissimo Guarna a velocizzare l'azione. De Luca secondo me ha avuto troppa fretta, perché doveva convergere al centro, stava arrivando Sissoko in sovrapposizione, poteva aspettare un tempo di gioco anche per andare al tiro, per servire il compagno e mandarlo sul fondo. Sempre Rosina, sinistra a rientrare, palla in area di rigore, ha provato Rada, fermato il rumeno, ancora Rada, raccoglie, prova a girarsi, attenzione perché riparte in contropiede il Crotone. Lo fa con Capezzi, largo sulla destra. Dall'altra parte Stojan. Adesso arrivano in tanti quelli del Crotone. Il pallone di Capezzi, però Rada ha fatto in tempo a recuperare. Sissoko. Valiani. Adesso porta palla a lui. Si sta allargando sulla destra Defendi. Riceve il capitano Barese. Lo aspetta Martella. Il cross dentro. Maniero di testa, facile per Kordaz. Adesso il Crotone fatica anche a mantenere gli equilibri, perché come parte un contropiede, se perdono palla si allungano molto, e il Bari a gamba per approfittarne e riproporre subito un contrattacco. Vuole ragionare il Crotone adesso. Capezzi, poi Zampano, quindi Balasa, Rada, Sissoko, Valiani. È nato da un suo recupero il gol del pareggio, qui sbaglia clamorosamente Tonucci, Budimir quasi al limite, lo ferma Rada, decisivo il rumeno senza commettere fallo, bravissimo Sissoko. Passata la paura, il Bari vuole riportarsi dall'altra parte. Sissoko fermato, mi sembra decisamente positivo l'impatto con la partita di Issa Sissoko. Sissoko ha dato gamba e anche personalità, perché è un giocatore che si fa vedere, un giocatore che non disdegna di andare in sovrapposizione e creare superiorità numerica sull'esterno, cosa che invece fa meno sulla destra Doncor, ancora scosso dagli episodi del primo tempo, perché in effetti l'errore sul gol e l'ammunizione lo stanno condizionando molto. Ecco il cambio, fuori Gensoglu in evidente ritardo di condizione, entra dunque Jacopo Dezzi, il grande ex della partita, 2 anni a Crotone, gli ultimi 2 prima di rientrare alla casa madre del Bari, 68 presenze e 4 gol, lui è più una mezzala. Adesso vediamo come Camplone cambierà, se cambierà l'assetto della sua squadra. Qui Dezzi ha scambiato con Rosina, recupera Sissoko, ancora Bari, il cross di Sissoko in area, Maniero prova a girarsi, Maniero fermato, però ha commesso fallo Riccardo Maniero. Sì, l'arbitro aveva fischiato con anticipo, probabilmente Maniero ha preso posizione col braccio, anche ostacolato l'anticipo di Ferrari, e il signor Pasqua ha fischiato. È diventato Valiani il centrocampista centrale del Bari, con Dezzi mezzala a sinistra e Defendi a destra. Sì, Valiani va a fare il play basso, quello che dovrà dettare i tempi di gioco, non è proprio una sua caratteristica, però credo che abbia l'esperienza e la personalità per fare questo ruolo, e ancora una volta si dimostra come questo giocatore sia duttile e sia utile alla causa del Bari. 15° del secondo tempo, 1-1 il risultato tra Bari e Crotone. A Martella ha risposto Maniero, Sissoko per la rimessa del Bari. Sissoko poi sbaglia il passaggio, raccoglie Capezzi, Zampano fermato a sua volta, rimessa per il Crotone, viene incontro Capezzi, anzi Ricci, adesso prova Ricci, dietro di lui però Sissoko, De Luca, vuole andare subito rapido il 10 del Bari, costretto a fermarsi pochi metri prima di raggiungere la linea di centrocampo. Sbaglia De Luca, Stojan,
palleggio abbastanza complicato, ardito per il rumeno, alla fine guadagna una rimessa laterale. Qui Defendi e poi l'ultimo tocco di Doncor. Altra rimessa per il Crotone che guadagna metri lì sulla corsia di sinistra. Martella. Ci pensa ancora qualche attimo. Si avvicina Stojan, riceve il rumeno. Poi non c'è intesa con Ricci. La palla finisce direttamente in fallo laterale. Rimessa questa volta però per la squadra di Andrea Camplone. Sì, che adesso sta richiamando De Luca, non so che disposizione gli sta dando, però probabilmente non lo soddisfa il suo posizionamento in campo, gli sta dicendo qualcosa, magari Enzo ci potrà dire di più. Dezzi, palla per Sissoko, si allarga a sinistra proprio De Luca, riceve la zanzara, rimessa per lui e per il Bari sul tocco di Balasa. De Luca dietro per Sissoko. Si avvicina Rosina, ha ricevuto Dezzi, hanno scambiato i due. Rosina mette il pallone in area di rigore, da quella parte sbuca De Luca, il cross dentro, forse una trattenuta su Magnero, l'arbitro lascia giocare. Ricci, molto pericoloso qui il Bari. Budimir, defilato sulla fascia, viene chiuso Enzo Tamborra, a bordo campo. Sì, a proposito dell'azione precedente, Camplone diceva a De Luca di non giocare frettolosamente il pallone, ma di fermarlo e di servire le compagne. Sì, fra l'altro De Luca in quest'ultima azione offensiva del Bari si era mosso in maniera deliziosa, perché aveva fintato di andare incontro e poi ha attaccato le spalle Balasa, che si è fatto attrarre dalla palla, e Rosina col suo sinistro magico lo aveva servito alla perfezione. La rimessa di Rosina, lo scambio con Dezzi, Sissoko, ancora Jacopo Dezzi. Anche una presenza nel Napoli fino a pochi giorni fa. Ha detto è stata comunque un'esperienza importante, le utile. Tornare, allenarmi, confrontarmi con tanti campioni. Fermato Zampano, rimessa laterale per il Bari. Proprio dopo il contrasto tra Zampano e Dezzi. Ecco che riceve. Sissoko alza il pallone dentro la metà campo del Crotone, Clayton Dos Santos, poi Ricci, bello il suo controllo e il suo colpo di tacco per favorire l'inserimento centrale di Capezzi. Zona tiro, Capezzi viene fermato ottimamente da Tonucci. Doncor vuole ripartire, ci mette forza il Ganese e alla fine alla meglio lui, cerca assistenza, trova De Luca, palla di ritorno ancora per Doncor. Valiani, poi Rosina. Sissoko, lo aspetta Zampano, lo punta Sissoko. Rosina, Valiani, il Bari torna a destra nella zona di Marino Defendi. Doncor, possesso palla prolungato della squadra di Camplone. Qui sbaglia però Valiani, subito Budimir si fionda sul pallone, rada in anticipo. Il rumeno riesce a cavarsela appoggiando a sinistra per Issa Sissoko. 19esimo, adesso quasi 20esimo in questo secondo tempo. De Luca, il suo controllo, si gira, parte veloce. De Luca in area di rigore, De Luca messo giù, calcio di rigore. Ingenuità di Balasa, rigore per il Bari. Sì, qui De Luca è stato molto bravo perché proprio ha cercato questo fallo. Balasa è stato molto ingenuo perché un difensore non deve mai andare per terra in quella situazione, doveva accompagnare il giocatore senza entrare e invece ha anticipato il movimento. De Luca non aspettava altro, ha lasciato la palla da una parte, ha messo il corpo davanti e l'impatto c'è tutto. Mi sembra rigore indiscutibile, però è grandissima l'ingenuità di Balasa, veramente. Fallo netto di Balasa su De Luca, che adesso va a battere anche il calcio di rigore. Vuole lui il pallone, se l'è preso via Magnero, via Rosina, vuole battere De Luca. La sfida dagli 11 metri contro Cordaz. Tutto pronto. Fischia Pasqua. Parte De Luca! Il gol del 2-1! Il settimo gol in campionato di Giuseppe De Luca. Sotto la curva, il Bari è avanti 2-1. E bisogna dar merito a questo giocatore perché ha dimostrato veramente una grande persona.
personalità, è andato a prendersi con tutte le forze questo rigore e poi non ha voluto sapere ragione, ha allontanato Rosina che era il rigorista deputato, perché nell'altro rigore che il Bari aveva avuto in questo campionato lo aveva calciato Rosina con l'Ascoli, e ha battuto anche da grande campione, perché ha battuto con grande sicurezza, tiro incrociato che non ha lasciato scampo a Cordas. Veramente De Luca anche lui sta maturando in fretta ed è un giocatore che darà grande soddisfazione al pubblico barese. Angolatissimo, imparabile il tiro di Giuseppe De Luca, che vuole sentire l'urlo, il boato della curva. Anche perché il campionato, come dicevi tu, si sta delineando con dei numeri importanti, 7 gol ma ricordiamo anche 5 assist, e quindi è un giocatore che diventa sempre più fondamentale per la squadra di Camplone. E intanto questa rimonta del Bari. Piero De Luca lo sta ancora una volta a confermare. Ma il Crotone non ci sta. Ricci, sinistro, Guarna devia. Sta arrivando Zampano che entra in area di rigore. Il cross dall'altra parte, secondo palo. Doncor salva tutto alzando il pallone al limite. Ancora stacca De Luca. Recupera subito però Barberis. Quasi furiosa la reazione del Crotone. Dezzi, 22esimo minuto. Da 0-1, adesso il Bari è 2-1. Sì, direi un 2-1 meritato. È vero che sulla partita pesa l'episodio del gol annullato, perché in dubbio il Crotone sarebbe andato sul 2-0, però per come si è svolta la gara credo che a questo punto il vantaggio del Bari ci stia tutto, perché nel secondo tempo è esistita solo una squadra, il Crotone praticamente ha fatto poco, è andato in confusione, e stranamente anche è una squadra che in questo secondo tempo piuttosto disorganizzata e mantiene poco le distanze e subisce tantissimo. Per la seconda volta, qui però la partita non è ancora finita, così come contro il Perugia, dopo il gol di Zampano, Crotone in vantaggio 1-0 e poi adesso sotto 2-1. Rimessa laterale per il Bari. Qualche problemino fisico per Martella, che zoppicando adesso ritrova la sua posizione, ma sembra ancora abbastanza dolorante l'autore del gol del vantaggio crotonese. Eccolo De Luca. Si parlava con Cristiana Bonamano, no? Nel prepartita, di come si fossero divisi a casa la sua famiglia di origine crotonese. Lui ha detto: ma io tengo al Bari, poi magari in famiglia ti faranno Crotone. Questo gol immagino che abbia creato una sorta di contrasto affettivo in casa De Luca. Intanto l'arbitro fischia calcio di punizione per il Bari. Bari che tante volte qui in casa l'avevamo visto andare in vantaggio e poi magari mollare un po' la presa e rilassarsi, invece mi sembra che stia continuando con la stessa intensità, con la stessa voglia di vincere. Probabilmente i ragazzi di Camplone sono accorti che il Crotone è in difficoltà e cercano di chiudere la gara. Calcio d'angolo, non calcio di punizione, certo. Arriva al volo Valiani, di controbalzo, meglio, con palla che finisce abbastanza lontana dalla porta di Cordaz. Rinvio del portiere del Crotone nella zona di Budimir, che stacca meglio di Defendi, poi però dietro Tonucci, allontana ancora Tonucci, qui a vuoto abbastanza clamorosamente, poi Rada ci mette una pezza buttando il pallone in gradinata. E probabilmente anche lui ha un problema muscolare, perché effettivamente nel momento in cui è andato a spingere non è riuscito a dar forza al suo stacco, alla sua elevazione, e probabilmente avrà sentito anche lui una fitta. Speriamo che siano solo crampi, magari, visto che non giocava da tanto tempo. E comunque nel Bari sta per entrare Romizzi. Vediamo se questo è un cambio pensato da Camplone ancor prima di questo problema o problemino per Tonucci,
i compagni stanno facendo segno che c'è bisogno di cambio. E questo potrebbe diventare un grosso problema, perché avevamo già detto nel pre-gara: assente Di Cesare per squalifica, assente Contini per infortunio, non ci sono altri giocatori con caratteristica difensore centrale. Probabilmente, come ha detto nel pre-partita, Camplone vede molto Doncor in prospettiva come difensore centrale, quindi dovrà adattare qualcuno adesso sull'esterno e spostare Doncor appunto di fianco a Rada. Allora entra Romizzi ed esce Tonucci al 26esimo minuto, con il Bari avanti 2-1. Un altro infortunio muscolare dopo quello che invece aveva costretto già nel primo tempo ad uscire Yao nel Crotone, sostituito da Zampano. E adesso ci sarà una girandola di posizioni con Doncor difensore centrale, Defendi che va a fare addirittura il terzino, Romizzi play basso e Vagliani va a riprendere di nuovo il suo ruolo di mezzala destra. Bodimir, palla dentro per Ricci, chiuso in extremis da Rada. Il Bari allora scappa via a tutta velocità con De Luca. Davanti c'è Magnero, sta arrivando Sissoko, anche lui velocissimo, servito il francese, ancora Sissoko che sfonda da questa parte, il cross tra le mani di Cordaz. Budimir di testa, il Crotone già dall'altra parte, qui controllo un po' complicato per Ricci che poi sbaglia l'appoggio a sinistra per Stojan, bordocampo Enzo Tamborra. Sì, vi confermo che Tonucci aveva già da qualche minuto i crampi, quindi sarebbe comunque uscito per far spazio a Romizzi. Stojan, ma l'arbitro ha fermato il gioco. Calcio di punizione per il Bari, fallo di Clayton Dos Santos. Sì, Daniele, invece alla svelta modificare qualcosa, soprattutto nel reparto offensivo, visto che ha tanti giocatori con queste caratteristiche in panchina e visto che nel secondo tempo, a mio avviso, quelli che sono scomparsi più di tutti dal campo sono Ricci e Stojan, che sono veramente fuori dalla partita. E infatti Juric sta per mandare in campo con un doppio cambio Torromino e Palladino. Tanto Rada, Sissoko, Dezzi. Due su Dezzi. Allora lui va di nuovo da Sissoko. Ancora la velocità di Sissoko. Spalla a spalla con Zampano. L'arbitro da calcio d'angolo. Vediamo. Ha visto un tocco di Zampano l'arbitro. No, il tocco francamente è mi sembrava di Sissoko. Il tocco di Sissoko, però Zampano è arrivato in ritardo e aveva commesso fallo pur andando a impattare spalla contro spalla. E l'arbitro ha. Quindi questo calcio d'angolo cos'è? Un compromesso? Un compromesso, non c'era calcio d'angolo, ma secondo me era punizione. Quindi si tratta solo di battere una palla inattiva qualche metro più spostato verso la fascia laterale. Ci avviciniamo alla mezz'ora. Il corner, palla che arriva nel mezzo con il colpo di testa da parte di Maniero, palla veramente vicina alla traversa dalla porta di Cordaz. Bravo Maniero a staccare qui, andando incontro al pallone. Sì, Maniero molto presente questa sera, perché ricordiamo che è andato tante volte alla conclusione, è stato annullato un gol, ha avuto una grande occasione nel primo tempo, ha segnato il gol del pareggio e adesso ancora al centro dell'area ha trovato il modo per farsi spazio e andare alla conclusione. Allora intanto è uscito Balasa, è entrato Palladino. Enzo Tamborra, bordo campo. Juric indicare il 4-4-2 per la squadra. Sì, che poi diventa più 4-2. Perché effettivamente Palladino andrà a fare la seconda punta insieme a Budimir in verticale, Stojan e Ricci esterni ad attaccare sulle fasce, quindi Capezzi e Barberis andranno a presidiare la difesa, che passa adesso a 4 in maniera chiara, esplicita, con due terzini, Zampano e Martella magari, che sono più bravi a spingere. Di prima gioca bene il Bari, molto bene qui Rosina, con Defendi che arriva dall'altra parte a destra, uno sguardo in mezzo, il pallone che arriva
ha sbagliato defendi, grande chance per il Bari, aveva giocato ottimamente con tocchi di prima in mezzo al campo, liberando defendi dall'altra parte a destra. Sì, era stato fatto tutto alla perfezione, con i tempi giusti, con l'inserimento e l'attacco nella zona dove il Crotone era completamente scoperto. Anche l'intenzione di defendi era quella fatta bene, perché ha fintato un cross dietro la linea difensiva, poi ha messo la palla dietro dove arrivava rimorchio Rosina, però non è stato preciso il passaggio. Ultimo quarto d'ora di partita, gara che rimane apertissima. Romizzi, Sissoko, Dezzi attaccato fallosamente da Capezzi, calcio di punizione per il Bari. Eccola la spinta dell'ex Varese su Jacopo Dezzi. Altro cambio, è entrato Romino, esce Stojan. Adesso lì davanti il Crotone con Budimir, Torromino, Palladino e Ricci. Sono i quattro uomini offensivi per Juric, che deve cercare di riprendersi la partita. E non dimentichiamo che ancora c'è De Giorgio e l'ultimo arrivato di Roberto, che potrebbe essere un ulteriore modo per creare una squadra ancora più offensiva, magari giocarsi il tutto per tutto proprio nei minuti finali. Intanto hai visto Camplone, è rimasto in felpa, evidentemente non ha freddo. Temperatura bollente per Andrea Camplone in questo momento decisivo della partita. No, mister veramente in trance agonistica, mi ha detto, ci ho parlato prima della partita, è veramente ammagliato dal calore e dall'importanza di questa piazza, quindi ci tiene tantissimo a far bene, vuole vincere questa gara e lo sta trasmettendo sia a parole ma anche con dei messaggi non verbali, appunto non sentendo neanche il freddo. Budimir, il suo palleggio. Palla però recuperata da Romizzi, poi circondato da tre avversari. Allora il Crotone a destra con Capezzi, prova lo scambio con Ricci, non riuscito. Poi ancora il colpo di testa di Doncor. Martella da lontanissimo, palo clamoroso di Martella, che botta! Era rimasto impalato, pietrificato Guarna, salvato dal suo palo. Altro cross dentro, Doncor. Ancora un traversone, ribattuto. E allora subito Valiani. Rosina si è allargato sulla fascia destra. In mezzo al campo c'è Dezzi. De Luca al limite, faccia a faccia con Zampano. De Luca destro, morbido, innocuo per Cordaz. Questa volta De Luca doveva tentare qualcosa di più, perché convergendo verso il centro si è andato a marcare e ha trovato il raddoppio del Crotone, della difesa del Crotone. Doveva, a mio avviso, fintare il tiro e andare a cercare l'esterno. In rapida sequenza avete rivisto il palo clamoroso di Martella e poi la conclusione abbastanza fiacca di De Luca. Cosa aveva fatto Martella, Daniele? Non l'abbiamo sottolineato abbastanza, ma veramente una prodezza individuale stratosferica, perché praticamente da fermo ha fatto partire un missile di sinistro che non aveva lasciato scampo a Guarna. Adesso buono il palleggio a centrocampo del Bari. Doncor, pallone un po' scomodo per lui, ne approfitta subito il Crotone. Palladino, Budimir, largo sulla sinistra, lo rincorre Defendi. E poi l'arbitro ha fischiato sulla segnalazione del suo assistente il fuorigioco di Ante Budimir. Eh già, il fuorigioco c'è. Fuorigioco che c'è tutto, ancora una volta l'assistente è stato molto attento, anche se effettivamente la visuale questa volta era libera. Secondo e ancora terzo replay per il gran sinistro di Bruno Martella. E dobbiamo dire che li merita veramente tutti questi replay, perché è stato un gesto tecnico di rara bellezza. Batte il calcio di punizione Guarna nella zona di Maniero, che finisce giù dopo il contatto con Clayton Dos Santos. L'arbitro fa giocare, sbaglia il pallone Ricci per Budimir, esce Guarna, lo attacca ancora Ricci, il rinvio del portiere del Bari, poi un fallo di De Luca su Clayton Dos Santos che batte frettolosamente, rischia di regalare palla agli avversari. Comunque c'è ancora il Crotone che può andare a sinistra. Martella, adesso Torromino, anche lui gran botta e pallone che finisce fuori. Ha provato l'Hulk di Crotone con il destro,
palla che comunque passa abbastanza vicina all'incrocio dei pali della porta di Guarna. 35esimo, 10 al 90esimo. Romizzi, Rada, il rilancio con il sinistro del difensore di Camplone.